tutti e benvenuti al Palavista per la quinta giornata d'andata. Campionato di Serie A Veretta maschile 2021-2022. Si affrontano la Pallamano Pressano Cassa di Trento e il Team Network Albatro Siracusa. Presentiamo subito gli ospiti che schierano in campo con il numero 2 Leonardo Bianchi, con il numero 3 Francisco Morettini, con il numero 5 Vito Claudio Marino, con il numero 6 Michele Mantisi, con il numero 7 Nicolo Argentino, numero 10 Hamza Frai, con il numero 12 Gabriele Nobile, con il numero 13 Mattia Calvo, con il numero 15 Gianluca Vinci, numero 24 Giuseppe Tutiche, 25 Marco Pornicic, 27 Giovanni Rosso, 97 Gabriele Randes, allena mister Giuseppe Vinci. Presentiamo ora la squadra di casa, la Pallamano Pressano, che schiera con il numero 1 Simone Fattinelli, con il numero 2 Lerner Alessandro Dallano, con il numero 3 Nicola Fattinelli, con il numero 5 Marco Piste, con il numero 6 Matteo Moserra, con il numero 11 German Altonino, con il numero 14 Davide Sontatti, con il numero 19 Gabriele Sontatti, con il numero 21 Kasper Jansson, con il numero 22 Nicola Forbereiter, con il numero 23 torna in campo dopo 6 mesi Nicolas Dainese, con il numero 24 Nicola Moser, con il numero 27 Gabriele Jacenet, con il numero 28 Nikos Moisos, con il numero 31 Alberto Gazzini, capitano con il numero 18 Alessio Giorgo, alleno mister Alessandro Cusina, vice allenatore Alberto Adanelli, dirigente accompagnatore Adriano Giustè e Alessandro Bossoli, arbitra la coppia Riello Panetta. Cogliamo l'occasione per salutare in tribuna la gradita presenza della presidente del Noni Trentino, signora Paola Mora, che ci ha onorato della sua presenza questa sera qui al Paradiso. A tutti una buona vivere il presente affrontando il passato per costruire un futuro più che roseo, è questo il mantra oggi per Sandro Fusina. Quinta giornata di Serie A Beretta, si affrontano il suo Pressano ma soprattutto la sua Siracusa, 15 anni nella fila di tre società aretusee per il tecnico giallonero. Un anno a Leos Siracusa, ben 10 stagioni poi tra Ortigia e poi 4 nell'attuale Albatro Siracusa, con cui ha chiuso la carriera nel 2011, 2 scudetti e 2 Coppe Italia. Proprio per Sandro Fusina, uno degli atleti più vincenti della pallamano italiana. Pressano che torna in casa dopo 35 giorni, l'ultima volta che è stata anche per la prima di campionato, Pressano vincente su Bolzano 29-24. Buonasera amiche e amici di Eleven Sports, è Gianmarco Tiralongo che vi dà il benvenuto qui al Palavis in mia compagnia dopo oltre un mese. C'è Francesco De Vigili, oggi più euforico che mai perché la Lazio ha vinto con l'Inter 3-1 e lui da buon juventino è molto felice. Sì, ma lasciamo subito stare il calcio, concentriamoci su questa partita, un incontro molto importante, non credo che vedremo della bella pallamano oggi, è importantissimo il risultato. Mister Fusina tutta la settimana che lo sta inculcando ai nostri giocatori, oggi contano essenzialmente 2 punti, però noi che siamo amanti della pallamano speriamo anche di vedere delle belle giocate. Partita molto insidiosa perché Siracusa è venuto qua per sbloccare lo 0 che ha in classifica. Abbiamo dedicato l'introduzione a Sandro Fusina, che sente particolarmente questo match, e proprio dalle parole di Sandro Fusina ripartiamo per un'analisi più tecnica, perché il Pressano è praticamente da oltre un mese che non gioca in casa, ma soprattutto è da 2 settimane che è fermo, non trova continuità, perché mentre gli altri hanno giocato 4 match, il Pressano ha giocato solo 3 a distanza praticamente di 15 giorni dalla sconfitta di Fasano. Ritrova il pubblico amico e cerca adesso, in un percorso che la porterà poi ad affrontare il Merano e il Bolzano, ma anche il Bressanone e le prime della classe,
cerca proprio di ricostruire quel che è stata la fortezza dello scorso anno. Quest'anno la difesa del Bressano è un po' meno ermetica, però l'attacco è più prolifico, Francesco. La difesa è meno ermetica, hai ragione Gianmarco. Salutiamo il ritorno molto importante per noi di Nicolas Dainese. Io penso che oggi sarà molto difficile vederlo in campo. Comunque è già nel roster, è già nella nostra formazione, sicché questo vuol dire che il recupero è molto vicino. Importantissimo per noi per registrare, hai ragione Gianmarco, la difesa che è stata un po' una pecca in questa fase iniziale per la Pallamano Bressano. 18 aprile 2021, l'ultima partita giocata da Nicolas Dainese, mentre i signori Riello e Panetta inaugurano questo match valido per la quinta giornata della Serie A Beretta. Si salutano i giocatori 16 ottobre, non sappiamo, come hai detto già te Francesco, se Dainese contribuirà alla causa, ma è importantissimo proprio per il Bressano ritrovarlo e soprattutto una gioia per i tifosi e per tutti gli appassionati della pallamano italiana rivederlo qui in campo. Sì, vedo già una grossa novità nella nostra difesa. Intanto c'è la prima parata di Loizos che non si fa infilare per un buco che abbiamo fatto sui 6 metri. Riparte la pallamano Bressano, palla da Lago che attacca uno contro uno e segna la prima rete. Dicevo, la prima novità è che vediamo Casper Jansson che gioca come secondo. Ora taglio in aria e palla che ritorna ai gialloneri. Invece due terzi sono Nicola Moser che inizia finalmente dal primo minuto una partita, e Sontaki sono i due terzi secondi da Lago e Casper Jansson da sta parte qua. Ha iniziato il ragazzino alla sinistra, alla destra Alberino, palla ancora al Dallago e fa una buona difesa a Siracusa. A te Gianmarco. Folta presenza di pubblico qui al Palavis. Nel frattempo Jansson attacca, Bressano conduce 1-0 in virtù della rete di Alessandro Dallago. Siracusa aveva attaccato per primo, però non ha trovato la gioia della rete, anzi Loizos è riuscito a sventare il tentativo di pallonetto di Giovanni Rosso, senz'altro uno dei giocatori che incutono più timore ai gialloneri locali. Nel frattempo qui deviata da Marino la conclusione di Alessandro Dallago. Giovanni Rosso che in maggio si è laureato campione d'Italia con il Conversano. Moser per Dallago, poi molto bene Gabriele Randes, neoacquisto dell'Albatro Siracusa. Rosso cerca Hamza Freddy, sfondo di Hamza Freddy, riparte subito il Bressano, qui molto bravo Randes ad anticipare Sontaki che poi si divincola, riesce combattendo valorosamente a riprendere il possesso del pallone. È Bressano allora che può adesso riorganizzarsi, predica calma Sandro Fusina. Sono trascorsi già 3 minuti dall'inizio del match, Bressano conduce 1-0, entra in campo Fadanelli. Ancora Dallago, poi Fadanelli, Alberino, Dallago per Jansson, parata di Randes sulla ribattuta, però Giongo riconquista il pallone, quindi ancora Bressano ad attaccare con Jansson, sempre il gigante svedese, oggi supportato dall'affetto dei familiari giunti sin qui dalla Svezia. Ancora Jansson per Dallago non riesce a prendere bene il pallone e poi Sontaki, fallo in attacco, riparte il Siracusa, costruisce Freddy, Calvo, ancora Freddy, attacca il Siracusa, deve cercare la conclusione, però Rosso prova a cercare Marino, non solo trova
ma questa volta non era Marino, perché il pallone finisce nelle mani di Mattia Calvo, che si gira sui 6 metri e insacca 1-1. Fadanelli per Capitan Giongo, ancora strepitoso Gabriele Randes, che alza la gamba e per la seconda volta consecutiva si oppone alle folate offensive giallonere. Jansson. Fadanelli in posizione di terzino sinistro, ma dà indicazioni ai compagni. Ancora Fadanelli per Giongo, manovra per il Pressano, poi qui la conclusione di Jansson termina al lato e Siracusa ne può approfittare per cercare il primo vantaggio del match. Attenzione al rosso per Calvo, si ferma il gioco, fallo del Pressano. Marino tenuto poi a bada da Jansson e dal Lago. Rosso, serve Calvo, scambio tra i due, interviene adesso la manovra anche Hamza Freddy, palla Gianluca Vinci, poi Rosso si alza, cerca la conclusione, il suo tentativo però è stato ostacolato da Jansson, cartellino giallo per lo svedese. Squadre ancora contratte, Francesco, il risultato permane sull'1-1. Vediamo adesso questa conclusione di Freddy che termina al lato, Loizos fa ripartire il gioco. Nel frattempo Jansson, serve Alberino, German Alberino, ma ancora sontuoso Gabriele Randes. Freddy vede Calvo, Calvo poi si ferma. Poco dinamismo sinora, Francesco. Poco dinamismo, ma grandissimo inizio di partita di Gabriele Randes, che è giunto già alla quarta parata. Tiri anche un po' sbagliati, un po' forzati dai nostri, ma lui, soprattutto su Giongo, è stato spettacolare nell'uno contro uno. È già arrivato alla quarta parata. Sì, squadre un po' confuse, difese che hanno un po' la meglio. Vediamo ora Siracusa, che ottiene un 9 metri. Gabriele Randes, figlio d'arte, il papà Benedetto Randes, ha vestito diverse casacche di molte società siciliane. Lui che è alcamese, ha militato nel Benevento e poi nel Gaeta e l'anno scorso nel Molteno. Nel frattempo Giongo si prende la rivincita, 2-1, torna in vantaggio il Pressano. Nulla da fare questa volta per Gabriele Randes, conclude perfettamente il contropiede Alessio Giongo, il capitano. 37 primavera e non sentirle assolutamente. Si va a prendere anche i complimenti di un'ala sinistra d'eccezione, Alessandro Fusina, che poi dà indicazioni ai suoi per quanto riguarda la manovra difensiva. Nel frattempo Freddy ancora per Rosso. Rosso cerca la solitaria, pallone che però si stampa alto sulla rete di fondo. Nulla da fare per Siracusa, che al di là del gol del pareggio poi non riesce a cercare la rete, così come il Pressano. Sono trascorsi ormai 8 minuti dall'inizio, solamente due reti. Sono due squadre che hanno subito praticamente in media le stesse reti, 28. La media dei gol fatti è invece 27,6 per il Pressano, 21,25 per il Siracusa. Adesso terza rete giallonera, i trentini trovano il 3-1 con Kasper Jansson. Calvo, Rosso, poi Freddy, cioè Vinci, anche lui figlio d'arte, figlio del coach dell'Albaro Siracusa, Peppe Vinci. Si riparte allora da Kutsupe, che passa il pallone a Marino per la battuta dai 9 metri. Calvo ragiona il Siracusa, si prende tutto il tempo a disposizione, cercherà sino all'ultimo passaggio di costruire una sortita che gli possa garantire il secondo gol. Vediamo Calvo qui il pallone, però c'era Freddy che gli stava andando incontro, non ci arriva, quindi
rimessa laterale, Pressano subito in attacco, si avvicendano Fadanelli e Moser. Moser diventato ormai un perno difensivo, Francesco. Sì, diventato un perno difensivo, finalmente abbiamo rivisto un pezzo di difesa fatta contro il Bolzano, e la difesa che abbiamo visto l'anno scorso nonostante le numerose assenze. Ora velocizza un po' troppo Fadanelli, il tiro ci stava forse con un po' di più pazienza, far muovere un po' di più la difesa. Riparte Siracusa, ma palla conquistata da Dallago che se ne va da solo, palla a Moser che purtroppo sbaglia. Parla ancora Siracusa e queste occasioni non si devono sprecare se vogliamo aumentare il distacco da Siracusa. Comunque dicevamo, abbiamo visto una buona difesa, noi dobbiamo basare moltissimo, moltissimo del nostro gioco sulla nostra difesa. Mi piacciono molto i due terzi, fino adesso stanno contribuendo molto al successo della difesa trentina. Si sposta a destra Calvo, adesso è tornato nella posizione centrale al posto di Freddi, è subentrato Francisco Morettini, poi un altro argentino, German Alberino, che realizza il 4-1. Per il Pressano, che sembra essersi galvanizzato da queste tre reti consecutive. Ancora Morettin per Marino, Rosso, giro palla, Calvo, parte Rosso che affronta Sontacchi, era riuscito anche a districarsi, però c'è un fallo richiesto, l'intervento dello spazzolone, la caduta di Sontacchi ha in effetti reso scivoloso il parquet del Palavis. German Alberino, 18ª rete in campionato per lui, top scorer a sorpresa del Pressano, a sorpresa perché solitamente le ali non diventano mai top scorer, a magari qualche eccezione, possiamo ricordare ad esempio Pancito Lombardi che è stato l'anno scorso il top scorer del campionato, anzi due stagioni fa ormai. Però German Alberino sembra aver superato l'esame di maturità, in effetti assumere il posto che era stato di Adriano Di Maggio non era semplice, però pian piano con le sue skills, con le sue abilità, German Alberino è entrato nei cuori gialloneri e soprattutto si sta facendo valere in campo, cosa molto più importante. Sì, hai detto molto bene, tra l'altro ha dimostrato che non è solo una ala destra, può giocare tranquillamente anche terzino destro, e questo è molto importante per dare qualche cambio a Dallago. Nella partita di Fasano ad esempio Dallago non c'era, ma ha fatto una bellissima figura. Ora tiro sbagliato di Jansson, però Jansson è stato l'unico fino adesso che ha infilato un gol da oltre i 9 metri, sì che deve provarci lo svedese. Non mi preoccuperei troppo per la mira sbagliata, l'importante è portarlo ad effettuare queste conclusioni con un gioco corale. Io sto rivedendo comunque la difesa del Pressano e questo mi lascia ben sperare, è molto difficile. Ora Alberino lanciato di nuovo in contropiede che non sbaglia, in fila il 5-1. Seconda rete consecutiva per German Alberino. E time out chiamato da Peppe Vinci, che in effetti dopo un parziale di 4-0 vuol parlarci su, perché il Siracusa non aveva iniziato così male, però il parziale di 4-0 in effetti ha un po' tagliato le gambe. Più contento Sandro Fusina, che nonostante il risultato positivo però chiede molto di più ai propri giocatori, Francesco. Che fa benissimo, chiede la massima concentrazione, queste partite sono pericolosissime, quando ottieni subito un distacco così rilevante può scattare nella testa del giocatore un pensiero sbagliato che sia già fatta, invece è pericolosissimo. Noi dobbiamo continuare a difendere in questa maniera e Sandro Fusina lo sta benissimo. 3 dei 5 gol sono nati da contropiedi, uno l'abbiamo sbagliato in contropiede, abbiamo già effettuato 4 contropiedi per delle difese fatte benissimo. E qua non deve calare la concentrazione, dobbiamo tenerla alta e continuare a difendere, questo è il nostro gioco contro Siracusa, che non ha, mi sembra fino adesso, dei grandissimi tiratori da fuori.
si ritorna in campo. Vedremo quali saranno gli accorgimenti adottati da entrambi gli allenatori. Si riparte dalle mani di Francisco Morettin, classe 96, italo-argentino. Per lui 3 stagioni a Benevento e 2 al Tavarnelle. Lui che ha origini padovane, tra l'altro nipote d'arte, perché lo zio Matias Morettin ha militato per 3 stagioni a Gaeta. Attenzione a Vinci, che trova però Dall'Ago, riparte in contropiede ancora una volta Pressano, Giongo, ma questa volta Gabriele Randes ci arriva un'altra volta con la gamba, con il piede, questa volta però quello sinistro, Gabriele Randes, che sta provando a chiudere la porta, però sicuramente deve essere assistito maggiormente in fase offensiva dai propri compagni di squadra, che stanno perdendo troppi palloni, Francesco. In effetti il bene del Pressano sta nascendo da tanti errori, anche basilari, del Siracusa in attacco, che non riesce a trovare la porta, però facilita anche la strada al Pressano. Sì, hai detto bene, tanti errori basilari, comunque procurati anche dalla nostra difesa. Ora forse per la prima volta, anzi per la seconda volta, sono riusciti a bucare la difesa, e qua c'è il primo rigore per i siracusani, che tentano di rientrare in partita. Come dicevo prima, non è molto facile, non avendo, ripeto, fino adesso dei grandi tiratori da fuori, affidarsi a bucare sempre la difesa. Ora Vinci contro Simone Facchinelli, e Vinci infila il 5-2. Rete di Gianluca Vinci, ossigeno per il Siracusa. Adesso l'Albatro deve ricucire uno strappo di 3 reti, ma è il Pressano in attacco ed è lì che vuole distanziarsi ulteriormente. Attacca Jansson, giro palla, scambio con Sontacchi, dialogano ancora i terzi del Pressano. Fadanelli poi serve Dall'Ago, Dall'Ago si alza, c'è Jansson che vede Sontacchi e la rete di Gabriele Sontacchi, che si gira sui Semerri, e da lì Gabriele Sontacchi, Francesco, non sbaglia veramente quasi mai. No, sbaglia poco, e volevo dirlo prima, l'unica pecca fino adesso, non abbiamo ancora giocato un pallone su Sontacchi, ma era molto bella la difesa del Siracusa su Sontacchi fino adesso, c'erano pochi spazi, appena si è aperto uno spazio lui subito ha infilato l'angolino, importantissimo per noi Sontacchi, non finirò mai di dirlo. Ma proprio per la pallamano italiana, io credo che la crescita di questo giocatore sia un bene proprio per tutta la pallamano Pressano. Ora ennesima bella difesa del Pressano, e prende la munizione Nicola Moser. Comunque questa intensità difensiva mi fa ben sperare per il proseguo della partita. Morettin serve Calvo, poi viene fermato il gioco. Direttore di gara infligge un cartellino giallo a Gabriele Sontacchi per la tirata di maglia ai danni di Marino. Marino che si trova a dover combattere con una difesa abbastanza rocciosa, ossia da Sontacchi, Nicola Moser e Jansson. Poi Cuzzupè dall'ala colpisce però Loizos. Esulta Nikos Loizos. E qui può continuare a esultare, perché c'è anche la rete di Alessandro Dall'Ago per il 7-2. Con quel Pressano inizia a scavare un leggero fossato sull'Albatro Siracusa. Ma siamo ancora al 16° del primo tempo, c'è tanto da giocare. Vedremo come reagiranno i siciliani, che certamente vorranno smuovere la classifica che li vede sinora all'ultimo posto con 0 punti. Attacca ancora Morettin, la deviazione, si riparte con un corner, si occupa della battuta proprio Cuzzupè. Morettin cerca la soluzione per Rosso, Dall'Ago su Mattia Calvo, poi Jansson si alza proprio su Francisco Morettin, Rosso cerca di entrare, non trova però Marino. Si alza anche il braccio della segnalazione del passivo, Calvo, Morettin cerca la penetrazione. Bene Jansson,
ancora pochi passaggi a disposizione per il Siracusa. Calvo ha cercato la conclusione, ha colpito però molto sfortunatamente il palo. E qui Fosina, non soddisfatto al momento, chiama il time out. Viso un po' imbronciato per Sandro Fosina, che cerca di trasmettere tutta la sua grinta ai suoi uomini. Abbiamo fatto notare prima il muro giallo-nero che è proprio qui nella tribuna opposta a quella che vedete inquadrata. C'è veramente una marea di tifosi lavisani, però dobbiamo anche far notare la presenza di alcuni supporters siciliani. Vedo una bandiera con la Trinacria, una maglietta dell'Albatro. Ed è sempre un piacere per me, che ho origini di Avola, che è proprio vicino Siracusa, vedere la sacra bandiera giallorossa. Nel frattempo le immagini di Marino Osti inquadrano la tribuna, ovviamente con i limiti di capienza non è possibile riempire tutti gli spalti del Palavis, però è bello riabbracciare i propri tifosi, farlo ovviamente dopo 35 giorni ancora un significato maggiore, Francesco. Sì, è bellissimo vedere Loizos che si sta esaltando davanti ai suoi tifosi, che l'anno scorso non ha potuto farlo, e qualcosa gli sta andando di traverso, perché il portiere del Siracusa sta fino adesso vincendo la battaglia 5 parate a 4, e questo, se lo conosco bene, non gli va giù, vorrà sicuramente riuscire a pareggiare. Comunque 4 parate nei primi 13 minuti, io direi che non, nei primi 17 minuti, scusate, non, io direi che non sono proprio male. Palla Alberino che infila dall'ala, questa volta il portiere. Scusate, hai ragione Gianmarco, non era Alberino ma è Chistè che infila Randes, bravissimo Chistè. E siamo 8-2 per noi, continuiamo a difendere così che va molto bene, ecco, finito di dirlo. Casperianzo si è fatto saltare dal terzino destro del Siracusa, per fortuna la palla è finita sul palo, questa volta ha tirato in ad orecchi e ha fatto un'uscita non proprio adeguata. Comunque ci è andata bene, 8-2, non dobbiamo abbassare assolutamente la guardia, infatti hai visto che Fusina non è proprio soddisfatto ancora della difesa. Quel palo, ricordiamo Francesco, che oggi è l'ottavo giocatore del Pressano, perché è già la terza volta che salva i gialloneri. E poi qui 9-2 segna Nicola Padanelli, che cede subito il posto a Nicola Moser, alternanza attacco-difesa. 9-2 il parziale. Freddy cerca di invertire il trend sinora non soddisfacente del Siracusa. Morettin, gira la palla, Freddy, rosso, attacca Sontacchi, poi c'è Moser che accorre in aiuto. Qui intervento un po' al limite, potevano esserci gli estremi per i 2 minuti, Francesco. Sì, c'erano i 2 minuti, qua ha ragione Vinci a lamentarsi, questa volta Sontacchi era in ritardo, tra virgolette c'è andata bene, non erano proprio così evidenti, comunque lui era in ritardo, sicuramente per me erano 2 minuti. Ora palla ancora e rete del Siracusa. Rete di Francisco Morettin che smuove il tabellino, 9-3. E poi palo di Nicola Moser, il secondo legno colpito da Nicola Moser nel corso di questi 20 minuti trascorsi qui al Palavis. Attacca il Siracusa. Nel frattempo il programma della quinta giornata della Serie A Beretta ha proposto un derby accesissimo tra Bolzano e Merano. Sono stati i biancorossi di Mario Sporcic ad imporsi per 27-26. Primo sorriso per il Carpi, che ha sconfitto tra le mura amiche il Cassano per 30-26. Siracusa quindi maggiormente dovrebbe vincere questo match, proprio per tenere il passo dei modenesi. Nel frattempo tiro dai 7 metri, ma soprattutto sospensione. 2 minuti in panchina per Gabriele Sontacchi, un uomo in meno per il Pressano.
rientra Simone Facchinelli tre pali. Vinci contro Facchinelli, seconda volta che si affrontano, la prima volta vinto Vinci, la seconda volta invece l'ala Aretusea praticamente spedisce alto il pallone. 1-1 il match nel match. Nel frattempo manca un minuto ad Appiano sulla strada del vino, il Fasano conduce per 31-30, ha ribaltato il parziale del primo tempo che lo vedeva sotto 15-14. Invece Trieste si avvia verso il secondo successo consecutivo, il primo lo aveva colto proprio a Siracusa per 19-25. È il Brixen a fare le spese al Palacarbola. Risultato fisso sul 32-24 quando mancano 180 secondi. Rientra velocemente Nicoloizos. Il Pressano aveva adottato la soluzione dell'extra player. Siracusa sciupa così la possibilità di accorciare. Nel frattempo taglia in area Vito Claudio Marino. Lui protagonista di uno scambio praticamente, perché Mizzoni, pivot, l'anno scorso a Siracusa è andato a Bolzano, mentre Marino da Bolzano ha percorso tutto lo stivale per accasarsi a Siracusa. 22 i minuti giocati, 9-3 il parziale, attacca il Pressano, Fadanelli, serve Moser. Rimasto in attacco poi Nicola Moser per garantire più muscoli poi in difesa, magari in una inversione di campo. Attenzione, Moser ancora per Fadanelli, si gira Gazzini. Fadanelli attacca, c'è Nicola Moser per Dall'Ago, Dall'Ago la finta di tiro, manda un po' dall'altra parte Francisco Morettin, poi il servizio per Fadanelli che termina a lato la sua conclusione. Attenzione qui, Vinci tutto solo davanti Loizos, non può sbagliare, lo punisce sul secondo palo, è 9-4. Si alza Sontacchi, sono terminati i due minuti di sospensione, riprende il suo posto lì sui 6 metri a combattere con Marino e Rosso che lo tengono un bel stretto, sanno che se dovesse girarsi Sontacchi col pallone in mano sarebbe veramente veramente pericoloso. Fadanelli per Dall'Ago, Dall'Ago che sfida Morettin, Fadanelli poi Jansson, chiuso da Fredi, ancora Fadanelli, c'è Rosso su di lui, fallo, si lamenta di una trattenuta di maglia Rosso. Attenzione a Dall'Ago, Dall'Ago il tiro deviato, Randes con un colpo di reni a dir no, Gabriele Randes, lui che ha debuttato in nazionale maggiore a 17 anni in un Italia-Belgio giocato a fondi. Amza Fredi, Morettin, Rosso per Vinci, Vinci, attenzione a Fredi che cerca di attaccare, poi un favoloso tiro dietro la schiena, fallo su di lui, la palla era terminata fuori. Chiama lo schema Francisco Morettin, si sposta Marino, adesso è tra Dall'Ago e Fadanelli, Fredi, ancora Fredi, Morettin, cioè in effetti Marino libero, poteva servirlo, Fredi, ancora Morettin, vede Marino, c'è Vinci libero, proprio Gianluca Vinci che si lamenta dell'intervento di Fadanelli che subisce due minuti di sospensione. Secondo Vinci però era in area. Nel frattempo si ferma il gioco per consentire l'intervento dello spazzolone. Rumoreggia un po' il Palavis che non è d'accordo con questa decisione arbitrale.
mentre Marino stringe la sfera tra le mani ed è tutto pronto per ripartire questi ultimi 5 minuti e mezzo del primo tempo, che vedono il Pressano condurre 9-4 sull'Alba Siracusa. Freddy per Morettin, Rosso si alza, poi Freddy cerca l'anticipo dal lago, non riesce, lascia lo spazio, poi un tentativo di girella volante per Francisco Morettin che termina sulla pancia di Nicolaizos, bravo ad opporsi a pelle d'orso, praticamente era quasi seduto, fantastico Nicolaizos. Attacca il Pressano. Nicola Moser adesso in posizione di centrale, ma c'è l'extra player. Ricordiamo, il Pressano ha un uomo in meno per via della sospensione inflitta a Nicola Fadanelli. Moser si era quasi liberato, poi il suo tentativo di passaggio a Jansson viene intercettato da Kutsupe. Si lamenta della deviazione. Qui in effetti il pallone era terminato in fallo laterale, ma l'ultimo tocco era stato proprio di Kutsupe. Freddy che serve ancora a Kutsupe, che colpisce il palo, questa volta quello opposto. Poi due minuti di sospensione a Dall'Ago per l'intervento su Gianluca Vinci. Pressano che adesso è in doppia inferiorità numerica e Fusina chiama in causa German Alberino, certamente più fisico di Marco Ghissé, che sinora un tentativo, un gol anche Marco Ghissé. Parliamo sempre della linea verde del Pressano, praticamente per altri 20 anni a posto nella posizione di pivot. Marco Ghissé si è rivelato però un'ottima alternativa anche ad Alberino. Marco Ghissé è stato molto bravo, perché nelle giovanili non è che sia uscito subito, non si vedeva questo grande campione, però lui lavorando è entrato nella prima squadra, è sempre stato zitto, ha sempre lavorato e qua ci sono i risultati. Un altro che sta entrando, che speriamo stia molto bene fisicamente, è Matteo Moser, avete visto entrare, ora deve uscire per far spazio a Loizos, perché non dimentichiamoci, siamo in doppia inferiorità numerica. Palla allo svedese Jansson, Alberino che ora deve tirare, secondo me invece palla ancora Jansson e in fila, incredibile, due in meno, grossa ingenuità della difesa, grossa ingenuità della difesa del Siracusa, che in doppia superiorità numerica vediamo Vinci che è impazzito in panchina, e c'ha ragione, non si può continuare a uscire così a vuoto essendo in doppia superiorità numerica. Buon per il Pressano, io pensavo fosse l'ultimo passaggio, eravamo sotto passivo, invece è stato bravo Alberino a liberare Jansson, e ora ennesima sospensione di due minuti per il Pressano. Mi sembra che l'arbitro qua, non parlo mai degli arbitri, ma l'arbitro vuole ergersi un po' a protagonista. Terza uscita per il Pressano, ennesimo rigore per il Siracusa, questo ci stava, non c'era ombra di dubbi. E ancora Vinci, lotta sempre Vinci, Facchinelli, palla Vinci che anche questa volta sbaglia, ennesimo palo, però non parlerei di sfortuna in questo caso, perché dai dai 7 metri bisogna infilare il portiere. Secondo errore consecutivo dai 7 metri per il Siracusa. Mattissimo questo Pressano, che in doppia inferiorità numerica ha comunque sinora raggranellato un parziale di 1-0, quindi sembra non subire le conseguenze di questa inferiorità numerica, però la partita continua. 10-4 per il Pressano. Attenzione a Jansson, ancora Jansson, si lamenta Fusina visibilmente, rientra Dall'Ago, era stato sospeso due minuti, 120 secondi in panchina per l'intervento su Vinci. 2 minuti e 12 secondi al termine della prima frazione di gioco.
tutto pronto. Invece no. Scambio di battute tra il direttore di gara e il tavolo. Si va a sincerare che tutto sia a posto e si riprende. Fischio del signor Panetta. Attenzione a Jansson per Giongo. Fadanelli, ancora Jansson. Poi attacca la difesa Fadanelli, il servizio per Dal Lago. Freddy, è entrato anche Bianchi, posizione di ala destra, un altro acquisto estivo dell'Alba Siracusa. Bianchi argentino, parlava di ala destre argentine. German Alberino sembra che lo faccia quasi apposta, ogni volta che parliamo di un italo argentino German Alberino va lì e piazza la sua rete. 11-4. E qui ancora un errore, sempre German Alberino che ormai si sta abituando a diventare protagonista di sorta, però il tentativo di pallonetto è molto velleitario, facile preda di Gabriele Randas. Freddy qui rosso, forse poteva osare un po' di più, era praticamente libero, aveva una prateria davanti e invece si è fatto intercettare questo passaggio a Marino. Bressano che può attaccare con tutta calma perché mancano 50 secondi al duplice fischio, può gestire con maggiore sicurezza questo attacco. Molto male però il Siracusa che sinora ha praticamente realizzato soltanto 4 reti. Dovrà sicuramente scendere con maggior piglio nel secondo tempo se vorrà portare a casa qualcosa di più. Nel frattempo si è liberato Sontacchi che era libero, ha realizzato il 12-4, mancano 20 secondi. Anche Randes in attacco e poi lascia spazio a quello che è uno tra i più grandi protagonisti attesi della serata, Marco Bobičić. E invece no, non entra Bobičić, a entrare è Mantisi col numero 6 al posto di Rosso e poi Mattia Calvo. Bobičić che con le sue reti ovviamente potrebbe garantire al Siracusa una maggior tenuta durante il corso della partita. Bobičić che è in panchina, non è ancora entrato in campo. Ma sicuramente avrà un problema fisico perché per questa squadra qua secondo me Bobičić è fondamentale, è un uomo da 60 minuti, ci saranno sicuramente dei problemi fisici, se no non è inspiegabile non utilizzare un giocatore di questo spessore. O la fallo ancora di sfondamento e secondo me ha ragione l'arbitro. Finisce un buon primo tempo, una buonissima partita difensiva del Bressano, non altrettanto in attacco, comunque il punteggio ci premia fino adesso. È sul 12-4 che ci congegniamo per 10 minuti. Vi attendiamo ovviamente qui al Palavis per il secondo tempo di Bressano Albatro Siracusa. A dopo.
Speriamo che abbiate fatto un adeguato refill, perché ci sarà un secondo tempo vibrante qui al Palavis. Tornano in campo, anzi è tutto pronto per ripartire. Adesso diamo il signor Riello col fischietto in bocca. Si parte proprio adesso dal 12-4 conseguito nel primo tempo. Vedremo se il Pressano riuscirà a mantenere la giusta concentrazione e l'adeguata determinazione, ma soprattutto se ci sarà una sontuosa reazione dell'Albatro Siracusa. Qui si riparte proprio dalla parata di Gabriele Randes, poi extra player, invece no, invece sì, c'è tanta indecisione sulla panchina bianconera dell'Albatro Siracusa, oggi in veste gialloblu. Randes era uscito per il cambio attacco difesa, non c'era nessuno pronto, poi si è tolto al volo la felpa Hamza Fredi, anzi scusate Mantisi, perdonatemi. Qui adesso altro cambio attacco difesa, Vinci lascia il posto a Randes perché si accinge la conclusione il Siracusa. Fredi e rete, 12-5. E poi Alberino che sfrutta la seconda indecisione proprio su questo cambio attacco-difesa, che Mantisi si stava apprestando a uscire. E quindi si era creato un varco in cui è stato bravo ad infilarsi German Alberino per il 13-5. Ancora più 8 Lavisano. Morettin, rosso, rosso per Fredi, poi qui in ritardo il pallone per Morettin che trova rosso, poi bianchi proprio per Mantisi che si fa perdonare dell'errore precedente, 13-6. Michele Mantisi punisce Nicoloizos, nel frattempo si ribalta e dal lago con l'ennesima fucilata, marchio di fabbrica dell'Armeria dal lago, 14-6, nulla da fare per l'Albatro. Parziale dopo 2 minuti e mezzo di 2-2. Apre l'Albatro, risponde però il Pressano. Morettin, Fredi, Fredi, giocatore polivalente, Mantisi cerca di affrontare Nicola Moser, alla meglio però il roccioso difensore di Pressano. Ancora Giovanni Rosso per Fredi che serve Morettin, Morettin che però risale, qui non riesce l'intesa tra Fredi e Morettin, si alza però il braccio del passivo. Adesso deve sbrigarsi l'Albatro, rosso per Fredi, attenzione Morettin, Morettin strattonato però da Moser, fallo e occhio qui alla decisione arbitrale perché sono 2 minuti di sospensione quelli inflitti a Nicola Moser che finisce nel taccuino dei cattivi, prima sospensione per lui. Mantisi subentrato al posto di Marino. Morettin, Vinci, serve rosso che vede Fredi, c'era ancora Bianchi libero, secondo sfondamento per Hamza Fredi, era in corso anche nel primo tempo in un fallo simile. Cambio di possesso e attacco Pressano che adesso cerca il più 9. Difesa di Gianluca Vinci a uomo su Nicola Fadanelli, una 5-1. Si libera Jansson, parata di Randes, poi giudicato falloso l'intervento di Bianchi. Nel frattempo cambio tra Mantisi e Marino.
Ovviamente adesso il Siracusa deve difendere e Marino con la sua consistenza fisica è più d'ausilio. Sì, hai detto bene. Vorrei sottolineare nei primi minuti la prima rete di Fredi, che finalmente ha attaccato tra il primo e il secondo, però poi ci ha subito smentito, perché la seconda volta che ha attaccato Jansson da quella parte lì, Jansson è stato furbo, una volta l'ha saltato, la seconda si è fatto fare sfondamento. Novità rispetto al primo tempo, all'ala sinistra è tornato Gabriele Yakmet. Fino adesso non ci sono stati dei grossi cambiamenti. Noi continuiamo a tenere la nostra consistenza difensiva, è la quarta esclusione per due minuti, ma è più viva una squadra che ogni tanto ha di queste esclusioni, però vedo buonissimo Bressano nella fase difensiva, è un Siracusa molto ingenuo perché in superiorità numerica non ci ha mai messo in grandissima difficoltà. Sontacchi, Fadanelli dal lago, breve scambio di posizione, poi Alberino torna in panchina per lasciare spazio a Nicoloizos, mentre il Bressano conclude la manovra. Fadanelli trattenuto, poi attenzione, Alberino ritorna in campo perché sarà lui l'incaricato della battuta di questo tiro dai 7 metri conquistato dal Bressano. È la prima volta che Alberino va sui 7 metri, ma è anche il primo tiro di rigore assegnato al Bressano. Alberino contro Randes, un duello più volte riproposto durante questo match, vedremo anche dai 7 metri sotto le gambe. Sono 5 i giri di lancette dall'inizio della ripresa, 15-6 più 9 per il Bressano. Morettin, Calvo, Fredi vede Bianchi, poi la finta, Fredi, Calvo, c'è Morettin molto alto, poi c'è Marino e poi qui sfortunatissimo il Siracusa perché praticamente va a colpire l'incrocio dei pali sotto il 7. Poi Yakemet fa notizia perché Yakemet è stato uno dei principali marcatori della pre-season del Bressano. E un errore da quella posizione anche abbastanza defilata fa comunque scalpore. Arrabbiatissimo Peppe Vinci, che pretende molto di più dai suoi. Non gli piace l'atteggiamento dei giocatori Aretusei e poi che qui German Alberino. Inutile ormai sottolineare il suo abbonamento al gol. E va praticamente ad attestarsi ancora di più come top scorer della società giallonera presieduta da Lamberto Giongo. 16-6, primo vantaggio in doppia cifra per il Bressano. Attenzione a Vinci, adesso spostato in posizione di terzino sinistro, nel frattempo cambio attacco difesa tra Argentino e Randes. Morettin, Vinci, rientra anche Rosso, occhio qui a Marino, si gira, conclude, colpisce il palo, ma l'intervento del difensore era all'interno dell'area dei 6 metri, giusto questo 7 metri affidato alle mani di Giovanni Rosso. E rientra Simone Facchinelli, che ricordiamo al momento è in vantaggio per 2-1. Vedremo il quarto tiro dei 7 metri per l'Albaro come si concluderà, con una rete ad opera di Giovanni Rosso valida per il 16-7. Fadanelli e Jansson cercano adesso l'intesa, i due terzini del Bressano. Sennaia che taglia in posizione di doppio pivot, si piazza
tra Moretti e Marino, poi la conclusione di Soltacchi che recrimina qualcosa di più, voleva almeno una sospensione. Non sono di questo avviso i direttori di gara. Si continua a giocare con Fadanelli. Fadanelli, la finta si incarta, però colpisce anche un colpo al volto. Si lamenta Marino. Uno screzio tra i due. Attimi di tensione, si risolvono però con questo tiro dai 9 metri. Soltacchi entra nel frattempo in una posizione inedita per quanto riguarda la scorsa stagione, in cui ci stiamo abituando a rivedere adesso Matteo Moser, quella di centrale. L'avevi un po' predetto nella gara contro il Bolzano, dovremmo abituarci a vederlo perché lo vedi proprio bene come centrale, Matteo Moser. No, lo vedo bene in tutte le posizioni, è un giocatore polivalente, purtroppo fino adesso è stato molto sfortunato con gli infortuni, è stato operato a entrambe le spalle. Vorrei sottolineare la bravura del nostro allenatore, come ha visto un gesto di reazione, non gli ha, il fallo Fadanelli l'aveva indubbiamente subito, come ha visto un gesto di reazione l'ha levato per tranquillizzare il match. Noi dobbiamo cercare delle giocate anche diverse, fa bene il nostro allenatore a provare delle nuove soluzioni. Vorrei invece spendere due parole su Herman Alberino, lo vedi lì in campo, sembra che sia lì per caso, ha fatto una precision non molto positiva, invece piano piano è diventato il centro del nostro attacco, è all'ottava conclusione, alla sesta rete. È il nostro rigorista, è molto furbo, come il portiere lascia il primo palo lo fila sul primo palo, altrimenti aspetta e conclude sul secondo palo. Un buonissimo acquisto per la Palamano Bressano. Si ferma nel frattempo la marcia trionfale del Fasano, che pareggia 32-32 al palazzetto Pala Raiffeisen di Eppan. Sono i leoni gialloblu a fermare questo cammino che sinora non aveva subito pecche da parte degli uomini di Coach Ancona. Rimane quindi il Sassari, l'unica squadra imbattuta del torneo, anche il Fasano lo è, però a punteggio pieno c'è solo la squadra sarda, che va in scena adesso a Secchia contro il Rubiera. Attenzione, Fadanelli, parata però comoda di Randes che deve alto. Rosso Morettin, l'anticipo di Agmet, tutto solo Bianchi che da lì non può in effetti sbagliare sul secondo palo. C'è il 16-9. Dovevi fatto notare, il Bressano è un po' sugli allori, nel frattempo controparziale 3-0 della Siracusa che dal 16-6 si porta sul 16-9. Margine ancora abbastanza ampio, però il Bressano giustamente non deve concedere se vuole portare a casa con tranquillità i due punti. Si aspettava una reazione Peppe Vinci, è avvenuta, ovviamente c'è ancora tanto da lavorare, però ci sono ancora 20 minuti da disputare, vedremo se il Siracusa riuscirà a completare la sua rimontata. Nel frattempo dal lago però cerca un po' di spezzare il ritmo con questa rete, valida per il 17-9. Ovviamente il Sassari è a Rubiera, ospite del Secchia. Secchia, società storica del campionato italiano, l'ultimo successo la Coppa Italia del 2004. Rosso Calvo, rosso ancora per Morettin, alto Fadanelli,
difende con la 5-1 il Pressano, si infila Calvo che va un po' a ostruire la vista di Loizos e rete di Morettin che arriva da dietro. 17-10. Giro palla del Pressano con Matteo Moser a impartire la rotta. Attenzione ancora a Matteo Moser che serve dal lago. Poi Jakemet è molto stretto l'angolo. Ma Jakemet questo non interessa perché lui entra lo stesso e segna la 18ª rete giallonera. 18-10, attenzione qui Bianchi che ha avuto il tempo di fare ciò che voleva. Rosso trattenuto da dal lago, fallo. Nel frattempo Fusina dialoga con Jansson. Rosso. Sempre rosso. Qui il passaggio termina nelle mani prima di Sontacchi e poi in quelle di Dallago. Però c'è fallo. Predica ampiezza e larghezza Peppe Vinci. Morettin. Posizione di doppio pivot. Calvo serve Bianchi. Qui si alza però il braccio del passivo, Calvo va a sfondare e quindi Fadanelli con tutta calma può far ricominciare l'azione. C'era Dallago che da dietro come una chioccia gli diceva un po' cosa fare, ha predicato calma. Fadanelli stava già cercando il compagno. Dallago. Fadanelli con Jansson che adesso passa in posizione di pivot, poi fuoriesce. Attenzione Jansson. Dallago, Dallago vede Fadanelli, poi Alberino, Alberino trova lo spazio. Si beve come se fosse un bicchiere di nero d'avola argentino e poi da solo a tu per tu con Randes, non può sbagliare. 19-10 German Alberino. E poi Loizos, la palla per Jansson, attenzione Alberino generoso con Jakemet, ancora una rete, 20-10. E altro parziale, sempre 3-0, questa volta ad opera della pallamano Pressano, 20-10 sul tabellone elettronico. Le squadre si sono affrontate già in altre 4 occasioni, questo è il quinto incontro tra le due formazioni. Sono 3 le vittorie per il Pressano che ha realizzato praticamente contro il Siracusa sempre una media di 23 reti nel 25-18 della scorsa stagione qui al Palavis e poi in Coppa Italia 23-15. Per quanto riguarda la trionfale epopea della Coppa Italia 17-18 e invece 23-22 nella semifinale valida per il ranking quinto ottavo posto tra Pressano e Siracusa disputata in quel del Palasport di Fondi. Attenzione qui perché arriva anche la rete di Jansson, unica sconfitta patita dal Pressano, quella dell'anno scorso per 23-21. Pressano vinceva 10-8 al termine dei primi 30 minuti di gioco, poi sontuosa la reazione dell'Albatro che ha concluso sul 23-21. Attacca il Siracusa sotto di 11 reti adesso. Morettin, il passaggio strepitoso, poi il tiro di Argentino che è sul secondo, secondo palo in fila Loizos e quindi 21-11. Non deve perdere morale l'Albatro. Errandes a suonare la carica. 10 reti però sono tante, soprattutto quando mancano poco più di 14 minuti. Attenzione a Dallago che vede Jakemet, pallone altissimo con un balzo riesce ad arrivare
ed arpionare il pallone Gabriele Jachemet. Poi Fadanelli cerca di fare tutto da solo e fa bene, perché trova la rete del 22-11. Ha rischiato però di incartarsi lì. Ha rischiato di incartarsi, però poi magia di Fadanelli, oggi ci mancava, gira su se stesso e vanifica la difesa dell'avversario. Non vorrei ripetermi, comunque bellissimo prima il gol di Alberino, finta di tiro verso l'esterno, risalita, attacco ancora verso l'esterno, infilata sul primo palo. Questo giocatore mi sta stupendo, perché nella pre-season non mi aveva molto impressionato, faccio mea culpa. Invece si sta rilevando un giocatore molto tecnico, molto bello da vedere e molto corretto anche. Stiamo perdendo la sfida dei portieri oggi. Randes è in vantaggio di una parata sul nostro portiere, ma siamo a più 11, sì che possiamo accontentarci per oggi. Vedremo se Loizos riuscirà a pareggiare il conto delle parate. Si alza nel frattempo il braccio del passivo, Calvo cerca di fare tutto da solo. Ancora fallo. C'era Bianchi lì che poteva essere servito, perché era tutto solo. Calvo ha preferito l'iniziativa personale. Rosso, rosso, ancora rosso. Poi qui trova il tiro dai 7 metri. Si ferma il gioco. Rosso, che sembrava aver perso il pallone con quel passaggio molto cestistico, e invece poi ha trovato comunque un tiro dai 7 metri. Il quinto per Albaro Siracusa. 2-2 il conto. E qui Facchinelli c'era arrivato, ma la palla si insacca. 22-12. E a livello statistico il Siracusa passa in vantaggio per quanto riguarda i tiri dai 7 metri. Attenzione, Fadanelli. Ci sono i cugini Moser come terzini ad affiancarlo. Poi Jachemet che si piazza, doppio pivot. Poi in realtà c'è Jansson che più che pivot è ormai un'ala sinistra lì. Poi sbaglia Pressano, Moser a chiudere su Argentino, lo fa molto bene a livello fisico, la palla termina sul fondo, Argentino riesce a recepire il passaggio del compagno di squadra. Bene in chiusura Matteo Moser, addirittura terzino destro, ormai se lo sta girando tutto questo campo. Moser, Matteo per Alberino, Fadanelli, Nicola Moser. Fadanelli, scalare del Pressano che se la gioca a lungo. Adesso Nicola per Matteo Moser. Matteo Moser, la rete tanto cercata e sospirata. 23-12, ritorna in rete dopo ormai 6 mesi Matteo Moser. A lui risponde Leonardo Bianchi. 23-13. Però quanto è bello annoverare finalmente sul tabellino Matteo Moser. Sì, finalmente da terzino destro, come giocava quando militava nelle giovanili del Pressano, poi è stato sempre spostato alla sinistra. Comunque io lo ripeterò all'infinito, per me è un giocatore che può giocare in qualsiasi parte del campo, un ottimo ricambio anche per Dallago e per gli altri giocatori. Vedete, ora si sposta terzino sinistro, attacca, è molto forte sull'uno contro uno. Ora palla persa per il Pressano e riparte il Siracusa in contropiede. Palla a Morettin, rosso Morettin, e chiusura difensiva del Pressano. Siamo rientrati molto bene. Prosegue la manovra del Siracusa, che aveva trovato la rete Morettin, il gioco però era stato fermato prima. Nulla da fare per il Siracusa, che adesso deve organizzarsi. Sempre più 10 per il Pressano. Morettin per Rosso,
attacca Siracusa. Morettin colpisce però Loizos, ma c'è un tiro dai 7 metri. Discutono Loizos e Moser. Non è andata giù la chiusura del difensore a Loizos. E qui si avvicendano per la sesta volta Loizos e Facchinelli. Facchinelli contro Rosso. Simone Facchinelli spara, ma non a Di Facchinelli, che poi va a esultare con il suo pubblico. E rimane in campo. Mister Fusina gli concede questa passerella. Lo può fare perché il gap è di 10 reti. Mancano poco più di 9 minuti al termine di questa partita, che vede il Pressano ritrovare il sorriso, che invece manda in profonda crisi l'Albero Siracusa. Adesso addirittura 24-13, è Nicola Moser a far danzare il pubblico del Palavis. A fine partita ci penserà invece Marco Brandalise. E comunque volevo dirti che non è soltanto una passerella, perché Simone Facchinelli è stato fondamentale nel pareggio ad Appiano. Ha giocato addirittura gli ultimi 10 minuti e ci ha permesso con le sue ultime due parate di pareggiare su un campo molto ostico. E secondo me l'Appiano quest'anno è già il terzo pareggio casalingo, se non sbaglio, con noi, col Bolzano e oggi con il Fasano. Sicché si è meritato col duro lavoro di questi anni. Oggi 10 minuti sono veramente meritati e vedrete che non sfigura. Un'altra notizia: se segna Gazzini, tutti i giocatori di campo oggi hanno segnato, a parte Dainese che, ripetiamo, deve ancora entrare e è infortunato, però tutti fino adesso sono entrati nel tabellino giallo-nero. Palla persa dal Pressano in attacco, contropiede del Siracusa e parata strepitosa di Facchinelli. E con mucha classe Morettin riesce a prendere il tapin vincente e a insaccare la quindicesima rete per l'Albero Siracusa, 24-15. Tempo, si ferma il gioco. I direttori di gara consentono la scivolatura del campo. In effetti lì Facchinelli, nella parata bassa su Marino, potrebbe aver bagnato il parquet del Palavis. Nel frattempo, ultimi 7 minuti, il Pressano cerca di maturare il più ampio score possibile per migliorare la differenza reti. Il Siracusa invece cerca di rosicchiare qualche gol per non andare ad acuire invece quella negativa che sinora lo vede purtroppo protagonista all'ultimo posto del campionato. Attenzione, Morettin, palo, ma ancora tiro dai 7 metri. Siracusa che sarà impegnato proprio contro l'Eppan il 23 ottobre tra le mura casalinghe, mentre al Palavolf andrà in scena il derby tra Merano e Pressano. Non è inedito in questa stagione, perché proprio qui i diavoli neri si sono imposti 24-22. Mentre ripassa in vantaggio Simone Facchinelli nel conteggio dei tiri dai 7 metri, 4-3, che si impone anche su argentino Simone Facchinelli, come diceva Francesco De Vigili prima, protagonista nel pareggio di Eppan. Lui che è cresciuto nel vivaio giallo-nero. 24-16. Adesso sullo score, ma anche sul cronometro. Nel frattempo
entra in campo accolto da un'ola particolare di tifosi, probabilmente i suoi amici anche Davide Sontacchi. Trattenuta su Gazzini e quindi si riparte ancora una volta dai 9 metri. Esce Rosso, sospensione per lui. Match che ormai si accinge alle battute finali. Gazzini, attenzione Moser che serve proprio Davide Sottacchi in rete ed esplode l'ala del Palavista occupata dai suoi amici. Primo tiro, primo gol anche per Davide Sontacchi. Manca solo Alberto Gazzini adesso. Manca solo Alberto Gazzini, non deve farsi aspettare, altrimenti porterà le paste lunedì senz'altro, perché glielo rimarcherò. Ma penso che avrà buone possibilità di segnare anche lui. Molto bello questo gol dalla destra di Sontacchi. Cugino del Sontacchi che gioca a pivo di Gabriele. Attenzione adesso a Bianchi, aveva cercato il compagno, però parte in contropiede il Pressano. Moser, Nicola, serve Jakemet qui. Troppo generoso Jakemet. Serviva questo pallone a Davide Sontacchi che sì, era da solo, ma è stato anticipato poi sulla linea dei 6 metri dal difensore di Tuseo, mentre Jakemet praticamente da lì doveva solo infilarla quella palla, Francesco. Poteva solo infilarla, doveva essere un po' più cinico dai 6 metri qui, e ora c'è una deviazione sfortunata della difesa giallonera, che comunque oggi è stata fondamentale per questa vittoria. Adesso sembra tutto facile, ma la concentrazione mostrata nei primi minuti è stata fondamentale per indirizzare il punteggio di questa partita. E bene ha fatto Fusina a non accontentarsi, a chiamare il primo time out, ad arrabbiarsi anche coi suoi. Ora Gabriele Iac mette in fila da un angolo quasi impossibile e porta a 3 le sue reti. Si è fatto perdonare praticamente l'errore, l'ingenuità di prima Gabriele Jakemet. Si è fatto perdonare ovviamente nel suo stile con un tiro praticamente da posizione impossibile. Gabriele Jakemet, è servito Marino, ancora Facchinelli. Prima beffato da una deviazione. Parata di Facchinelli, sospensione per Fadanelli invece. E Facchinelli che sembra quasi contento perché potrà bissare un'altra parata dai 7 metri. Vedremo però se Francisco Morettin saprà individuare l'angolo giusto e superare Simone Facchinelli. Ottavo tiro dai 7 metri per l'Albaro Siracusa, che vede Facchinelli condurre 4-3. 4 pari invece adesso. Francisco Morettin. Qui sicuramente ormai ci accingiamo a chiudere, Francesco, ha pesato tantissimo l'assenza di Marco Bobicic, che praticamente è in tabellino ma non ha mai messo piede in campo. Con lui sarebbe stata un'altra musica e sicuramente l'Albaro avrebbe avuto ambire a qualcosa di più. Sì, ci hai detto bene, sicuramente la partita sarebbe stata indirizzata in un'altra maniera. Comunque non esclude che noi dobbiamo guardare in casa nostra, noi abbiamo moltissimi infortunati, tentiamo di recuperarli da qui alle prossime partite. Ennesima soluzione di Jakemes, un bel attacco di Nicola Moser, a cui va dato atto che è la terza volta che lo sta smarcando, e ora rete del Siracusa. Comunque i nostri ragazzi hanno giocato una buonissima partita, tutti quanti hanno contribuito a questo successo tra le mura amiche, 2-2 in casa.
un Parese e una sconfitta esterna. Fino adesso un buon cammino dei gialloneri. Ripeto, importantissimo sarà recuperare tutti gli infortunati che abbiamo, a partire da Nicolas Dainese per finire a Pascal Dantino. Ora ennesimo palo di Nicola Moser, riparte Siracusa in contropiede, alla destra entra, ennesima rete del Siracusa, 27-20. 27-20, ci approvinchiamo ormai alla resa di questo match. 27-20 il risultato, vince il Pressano meritatamente, ha dimostrato tra le mura casalinghe di essere una delle squadre più temibili il Pressano. Il Siracusa non ha potuto purtroppo disporre dell'arma Bobicic, ma nel primo tempo ha pagato forse una mancanza di concentrazione e anche una mancanza di esperienza. Si ribalta nel frattempo il fronte, è il Siracusa che va ad attaccare. C'è un cartellino rosso per Fadanelli, devo essere sincero Francesco, ero molto distratto, credo però che sia rientrato in campo prima che scontasse 120 secondi di penalità. Sì, hai ragione, terza esclusione di 2 minuti per cambio irregolare, grossa ingenuità della panchina giallonera, e esclusione, cartellino rosso, non implicherà nessuna sanzione per le prossime partite. Comunque ora vediamo cosa sta decidendo l'arbitro, sta informando il nostro allenatore. Io credo che forse debba uscire un altro giocatore. Doppia esclusione per il Pressano, e mi sembra anche giusta perché il regolamento parla chiaro. Palla Siracusa, vediamo di chiudere bene questa partita senza tante polemiche. Attenzione a Bianchi che va ad arrotondare. 27-21 adesso recita il tabellone elettronico del Palavis. Ormai attacca il Pressano per quello che è il suo ultimo attacco del match, mentre a Rubiera il Sassari conduce 24-15 al 40esimo minuto di gioco sui palloni di casa del Secchia. Attenzione ancora Nicola Moser dal lago, mancano 10 secondi dal lago, il tiro intercetta Nobile, ultimo attacco proprio del match sciupato dal Siracusa. Attenzione invece, prende palla Argentino che con stizza cerca la conclusione, ma è finita qui. Ritrova la gioia della vittoria a distanza di 35 giorni il Pressano. Ottiene 2 punti qui nel fortino del Palavis, Kingdom of Bees. Le api tornano a sorridere e salgono a 5 punti in classifica. Ancora fermo a 0 l'Alba Siracusa, che avrà la possibilità di riscattarsi sabato prossimo alla Palestra Cradina contro l'Eppan. Ricordiamo, il Pressano invece farà visita al Merano, oggi sconfitto nel derby alla Gasteiner da Bolzano 27-26. Festeggia con il consueto girotondo a centrocampo il Pressano, un po' più cupe e tristi le facce degli atleti dell'Albarro Siracusa. Il campionato però è molto lungo, al Siracusa l'anno scorso ha dimostrato che ha tutte le carte in regola per dire la sua. Noi vi lasciamo così dal Palavisco, il 27-21 che ha conquistato il Pressano del Siracusano Doc Sandro Fusina. Festeggiano con i propri tifosi, i giocatori gialloneri. Noi vi auguriamo un buon sabato, un buon weekend e vi raccomandiamo di rimanere collegati sempre qui su LM Sports per il finale di partita di Secchia Sassari. Ci diamo appuntamento a sabato prossimo. Buona pallamano a tutti.